Beh, Ravello è un luogo magico che ha tante bellezze di varia natura, da quelle artistiche, storiche, naturalistiche. E ognuna di queste ha una sua peculiarità, una specificità che viene apprezzata dai numerosi turisti che la frequentano. Quindi una storia importante, tanti, tanti monumenti, beni culturali e artistici che noi valorizziamo e curiamo e cerchiamo di mantenere al meglio per migliorarne la fruizione da parte del pubblico. Abbiamo la Villa Rufolo, la Villa Cimbrone, abbiamo il Palazzo Tolla che è sede della Casa Comunale, ma tanti beni che sono sul territorio. E il grosso patrimonio naturalistico, il nostro paesaggio che va dal mare ai monti con una sentieristica che vede tanti turisti venire a Ravello per godere e apprezzare appunto la bellezza dei nostri luoghi con questi panorami mozzafiati che svelano ad ogni angolo la bellezza che meraviglia sempre, meraviglia anche noi che abitiamo in questi luoghi e che non ci stanchiamo mai di ammirarli. Oggi è una giornata bellissima, siamo a novembre, quindi questo ci dimostra che Ravello è bella in ogni periodo dell'anno, forse particolarmente possiamo dire in questi periodi in cui la possiamo apprezzare, la possiamo godere appieno senza la calca di tante persone che la frequentano soprattutto nel periodo primaverile ed estivo. San Pantaleone. San Pantaleone. Sì. Il patrono di questa chiesa qua, che lui è un medico e martire, viene dalla Turchia e ha salvato parecchie vite, e pure la mia vita ha salvato. Davvero? Ho avuto l'appendicite, un peritonite, perforata, acuta. Stavo andando nel di là. No, però ho avuto un miracolo, nel senso che ho avuto una visione della Madonna del Rosario, però avevo 10 anni in quel periodo.